su Radio Ferentino. Vivi i tuoi momenti migliori. Amici di Radio Ferentino, buon pomeriggio e bentrovati a questa nuova edizione di Fair Play, un'edizione dedicata alla ginnastica ritmica con delle gradite ospiti che ci presenterà Mario Musa. Un saluto speciale da Mario Musa e ricordo a voi tutti che siamo in diretta sul nostro sito www.radioferentino.it e sulle nostre pagine Facebook e Instagram, e potete anche seguirci su Handicap TV, canale 273 del digitale e terrestre. Caro Pier Giorgio, è un grande piacere aprire le porte della nostra radio a una disciplina sportiva che spesso non trova i riflettori puntati come hanno le altre di maggior impatto sportivo, e sto parlando della presenza nei nostri studi della ginnastica ritmica rappresentata dalle nostre gentilissime ospiti. Parto dal centro, il tecnico federale Laura Berlato, alla mia destra Alessandra Patrizzi e a seguire Camilla Picchi. Caro Pier Giorgio, io sono ben felice che oggi in questo pomeriggio siamo in minoranza rispetto alla presenza femminile di queste ragazze, perché è un esempio tangibile che anche a Ferentino lo sport del gentil sesso sa aprirsi anche rispetto anche agli altri sport, come ho detto prima, di maggiore impatto sportivo. E la ginnastica ritmica offre un bacino, un legittimo bacino a chi ha voglia, a chi ha passione di abbracciare questo sport al pari di queste ragazze, perché questo sport riesce a abbinare alla competizione sportiva, io penso, e probabilmente loro mi daranno ragione, la leggerezza, l'eleganza della femminilità anche nel maggior diciamo sforzo mentale e fisico dei movimenti, al pari delle farfalle. E infatti le ragazze vengono normalmente chiamate farfalle. Dopo questa gentile premessa, passo a te il testimone, caro Pier Giorgio, per farci raccontare dalle nostre ospiti appunto tutto ciò che riguarda questa disciplina sportiva, la ginnastica ritmica. Allora, parliamo di Laura e parliamo dell'associazione Pianeta Fitness, della palestra Antares. Iniziamo dal momento in cui è scoccata la scintilla ed è nata la passione per la ginnastica. Come e quando è successo? Allora, io inizialmente facevo solamente danza classica e poi mi sono appassionata alla ginnastica ritmica proprio durante un saggio di fine anno che ogni palestra, appunto verso giugno, insomma fine giugno dopo le scuole, organizza questo saggio per insomma far vedere cosa hanno fatto durante l'anno. E io appunto avevo anche qualche amichetta che faceva la ginnastica ritmica e da lì mi sono appassionata, tant'è che a settembre ho iniziato questo percorso. E poi ecco, sono arrivata fino qua e sono praticamente sempre impegnata settimana, fine settimana con questo sport, sia tra allenamenti, gare e quant'altro, insomma stage durante l'estate, quindi... E sei anche tecnico federale. Sì. Dici qualcosa per quanto riguarda questo nuovo incarico, che è abbastanza ambizioso. Allora, diciamo che leader formativo è abbastanza complicato e lungo, soprattutto negli ultimi anni. E prevede appunto dei fine settimana di studi, di corsi, degli esami, proprio per arrivare alle qualifiche che sono, diciamo, primo livello, secondo livello, terzo livello e così via. E necessari appunto per anche accompagnare le ginnaste in gara, perché senza una qualifica minima è impossibile appunto accompagnare le ragazze durante le competizioni sia regionali, di zona tecnica e nazionali.
Te la cavi bene? No, te la cavi bene, ti stai preoccupando. Ah, no, no, è che... Non è interrogazione, è chiacchierata. Sì. Ti faccio i complimenti. Per Giorgio, vogliamo chiedere qualcosa alle ragazze? Sì, certo, alle ragazze possiamo chiedere come si trovano con Laura in questo contesto dell'associazione e come sono andate le loro prime esperienze anche agonistiche. Beh, allora, ormai Laura è come se fosse una sorella, quindi è più di un'allenatrice, ormai siamo quasi tutta la settimana con lei e diciamo le prime esperienze ovviamente sono quelle più ansiose, infatti ancora adesso continuano a essere così, però piano piano ci abituiamo sempre di più ad entrare in pedana e quindi a fare le gare con maggior calma. Sì, no, vabbè, ormai comunque la squadra è una seconda famiglia, siamo sempre insieme, logicamente l'ansia di entrare in pedana c'è sempre. L'ansia è fondamentale, l'ho detto forse prima. È un po' troppo. Siete entrate qui con l'ansia, ma l'ansia è anche positiva, l'importante è che non sia cronica, ma non penso, perché altrimenti non sareste venuti qui a Radio Fiorentino, scherzo. Laura, come si concilia il fatto che... probabilmente rappresenta anche un po' l'essenza della ginnastica ritmica, ma lo dico da profano e quindi se c'è bisogno di una tua correzione intervieni pure, no? Come si concilia il fatto di abbinare la forza fisica e lo sforzo fisico alla grazia, alla delicatezza poi della femminilità che comunque infatti si esprime nelle esibizioni? Allora, diciamo che soprattutto negli ultimi anni, diciamo che allora la ginnastica ritmica ogni 4 anni ha un codice di punteggi che viene poi stabilito e ogni 4 anni appunto ci sono delle modifiche oppure delle aggiunte che poi ogni, cioè che queste aggiunte valgono per tutto il quadriennio e ultimamente si vede appunto che nella ginnastica ritmica è entrata sempre di più la componente artistica, no? Appunto ginnastica ritmica dal ritmo, quindi musica, e la ginnasta o la squadra, la coppia, insomma quelle che stanno in pedana devono cercare il più possibile di esprimere e trasmettere cioè di seguire appunto quella che è la musica. E questa fa anche la differenza tra una ginnasta e un'altra. I movimenti con la musica. Sì, e poi non è facile perché oltre a questo la ginnasta deve anche pensare a maneggiare l'attrezzo e quindi a fare determinati elementi, determinate difficoltà e deve tenere conto di... A proposito, sì, ho letto sempre per quanto riguarda la ginnastica ritmica che esistono 3 discipline, sì, il singolo, a coppie. Sì. Siccome siamo profani, quindi dacci maggiori chiarimenti per quanto riguarda proprio la differenziazione di queste 3 discipline. Sì, esistono gare individuali, quindi che la ginnasta entra in pedana singolarmente, individualmente, e presenta il suo esercizio con o i 5 attrezzi che sono fune, cerchio, palla, clavetta e nastro, oppure a corpo libero. Diciamo che il corpo libero è riservato più alle bambine, diciamo sotto ai 10 anni, insomma fino ai 10 anni, oppure possono entrare in coppia o come sono appunto le farfalle, entrano diciamo in squadra e fanno il loro esercizio di squadra con gli attrezzi. Ma esiste la ginnastica ritmica maschile? Allora, sono curioso e poi voglio sapere se esiste la ginnastica ritmica maschile e se è olimpionica, se partecipa. No, olimpionica non so se forse diventerà in futuro, però attualmente no. Stanno facendo magari in regione varie sperimentazioni a qualche gara anche promozionale introducendo il ginnasta maschile. Tant'è che un mesetto fa, credo circa, è stata si è esibito appunto un ginnasta e è stato acclamato, diciamo, dal pubblico. È tipicamente femminile, sì, è femminile. Anche perché la grazia dei movimenti, sì, è femminile, non è maschile. Sì. Quanto conta
l'interpretazione? Tanto. E questo lo possiamo chiedere a tutte e tre. Le ragazze? Tanto. Tanto, sì. Vai Alessandro. E come differenziarla, no? Perché altrimenti poi, come dire, potremmo pensare a delle esibizioni quasi tutte uguali, e invece il bello, penso, poi infatti, di questa disciplina. Vai, se vuoi, vai. Dai, dai, Alessandra, dai, dai. T'ho detto una chiacchierata, non è un interrogatorio, tranquillo. Ovviamente l'interpretazione dipende da musica a musica. Se si ha una musica più lenta, ovviamente l'interpretazione facciale deve essere diversa da una musica un po' più veloce o più ritmata. Quindi... Io invece a lei. Laura stava dicendo qualcosa sull'interpretazione. Sì, sì, perché questa cosa mi interessa tantissimo. È quello che uno cerca poi di far capire in palestra. So che non è facile, però c'è differenza e fa differenza tra una ginnasta che, per carità, esegue anche in maniera impeccabile il suo esercizio, le sue difficoltà, i suoi lanci, tutto ciò che insomma deve essere parte di un esercizio, però che rimane oddio, non so che termine usare qua. Puoi utilizzare qualsiasi termine, perché tanto neutra, siamo nella diciamo impassibile, no, rispetto alla musica, sì. E chi invece riesce a assecondare il movimento anche con, non solo con il volto, ma anche con l'espressione corporea, no, assecondando anche, giocando con l'attrezzo, e questo non sempre è facile far capire alle allieve. E dipende dalla maestria del tecnico, quindi probabilmente tu se riesci a farti seguire, penso di sì. A Camilla invece voglio chiedere, ti faccio una domanda semplice perché tanto io sono profano, la differenza tra ginnastica ritmica e quella tradizionale. Artistica? Esatto. Allora, quella tradizionale che... Allora, la ginnastica ritmica appunto viene montato un esercizio su una musica e appunto si deve andare a tempo di musica, poi si utilizzano degli attrezzi che nella ginnastica artistica non ci sono. La ginnastica ritmica si avvicina paradossalmente più alla danza che alla ginnastica artistica. In effetti è così, ed è più, diciamo, è una disciplina moderna, dove è nata da poco la ginnastica ritmica. No, c'è un po', sì. Sì, ma rispetto a quella tradizionale penso che sia postmoderna, nel senso. L'anno preciso non sì, lo so. Sì, ma non troppo. Però no, c'è. Sì, cioè da un po' sì. Il problema è questo, che magari non parlandone, non essendo magari trasmessa anche in TV, apro un attimo una parentesi, infatti mi sono anche meravigliata che c'è stata la World Cup la settimana... 10 giorni fa, insomma, e tant'è che la 7 ha dato in onda 2-3 ore ininterrotte di questa competizione. È un buon segno, perché man mano si spera che venga sempre magari un po' di più trasmessa in TV, perché poi alla fine è anche bella da vedere, cioè è coinvolgente, cioè. Con questi attrezzi, con queste cose, penso che anche a livello televisivo sia una cosa gradevole. Sì. E poi parliamoci chiaro, la presenza femminile nello sport ingentilisce proprio lo sport, e diciamo che in effetti è qualcosa di bello seguire proprio la donna nello sport, e voi ne state dando l'esempio tangibile. E l'allenamento fisico quanto conta? Cioè che tipo di allenamento richiede poi questa disciplina? Io? Parli tu? Vado io? Allora, è importante, tant'è che all'inizio di ogni, diciamo, seduta di allenamento c'è una parte iniziale di riscaldamento, perché penso questo, insomma, voi lo sappiate, la ginnastica ritmica
prevede dei movimenti anche anti-anatomici, no? Delle aperture di arti inferiori, di schiena molto ampi, e quindi a freddo ovviamente tutto questo è impossibile, e quindi c'è una preparazione fisica per poter poi affrontare quello che è l'allenamento, montare l'esercizio, eseguire l'esercizio e così via. Quindi la parte iniziale di allenamento è importante. E per Giorgio, siccome Laura, ho visto che si stava preoccupando ma sta parlando abbastanza, adesso voglio fare qualche domandina alle due ragazze, alle farfalle, alle due farfalle. I brughi. Vabbè, iniziamo da Camilla. Prima abbiamo anticipato il fatto, lei ha spiegato che ci sono tre ripartizioni della ginnastica ritmica, singolo, coppie e squadre, giusto? In effetti tu personalmente dove trovi la giusta dimensione emotiva? Dove effettivamente ti trovi più a tuo agio? Dipende, nel senso, noi personalmente l'abbiamo fatti tutti. Tant'è vero che ieri abbiamo fatto una squadra. A livello magari di ansia è meglio fare una squadra. Vabbè, ci mancherebbe. Cioè, ho fatta semplice la domanda. fare una squadra, cioè entrare in pedana con le due, cioè con le ragazze che conosci è più semplice. Quindi sì, magari una squadra, però comunque l'individuale. Cioè, lo fanno tutti, cioè. Alessandra, a te ti chiedo invece, la ginnastica ritmica che cosa ti trasmette a livello emotivo e anche culturale, e se effettivamente ti ha favorito anche a livello di impatto sociale, di integrazione, cioè proprio socialmente, perché poi lo sport, oltre allo sforzo mentale e fisico, è anche un esempio di aggregazione sociale. Assolutamente. Allora, la ginnastica ritmica, diciamo che ormai è lo sport che amo e che mi piace di più. Adesso non potrei assolutamente cambiare sport. E per quanto riguarda comunque il livello sociale, calcolando che noi siamo arrivate in una squadra in cui non ci conoscevamo nessuna, adesso siamo praticamente una famiglia, quindi a livello sociale ci siamo aperte tutti quanti, ognuno con i suoi tempi, ognuno con i suoi modi, però comunque ormai è come una famiglia, quindi a livello sociale mi ha aiutato molto. È una bella spinta. Sì, sì, assolutamente. Per concludere possiamo parlare delle prossime competizioni. Sì, delle prossime competizioni e anche un pochino dell'associazione Pianeta Fitness, sì, no? Della palestra Antares, di fare una presentazione anche per chi magari sta ascoltando e potrebbe essere interessato ad unirsi a voi. E allora, l'associazione è gestita da Cristiano Uttieri, che io devo ringraziare perché non sono un carattere semplice, e lui cerca sempre comunque di mettersi a disposizione, di appoggiare insomma qualsiasi iniziativa, e quindi grazie Cristiano. Grazie Cristiano. Grazie Cristiano. E voi siete a Ferentino, no? Sì, Antares. Sì, in via Casilina Sud. Vabbè, tu a parte vogliamo dire anche a chi ci segue che tu non sei ferentinate. No, io casualmente sono. Anche questo è bello sapere. Cioè, sì, una bella ragazza come te è venuta qui a Ferentino. È un vanto anche per la nostra città. No, casualmente sono capitata a Ferentino tramite un annuncio che mise Cristiano. Il titolare, sì, 4 anni fa credo, e poi da lì abbiamo iniziato questo percorso insieme. È un bel percorso. Sì. Se voi volete salutare la vostra amica Alessia Agnese. Sì, sono loro, sono solo loro due, ma anzi è stato anche a me personalmente un dispiacere, perché per me sono, come hanno detto loro, la sorella maggiore. La madre questo no, lo de- no, la mamma no, no. Però e passiamo tanto tempo insieme, quindi sarebbe stato bello farle venire tutte, però ecco, questo insomma poi no, la colpa è mia. Ah,
perché siamo stretti qua. Beh, noi ci stringevamo, facevamo. Guarda, ci saranno altre occasioni. Altre occasioni, sì. Sicuramente sì, sicuramente sì. E noi siamo in chiusura della nostra puntata di oggi. Ringraziamo le nostre gradite ospiti, le nostre farfalle. Ringraziamo sì. soprattutto voi che ci avete seguito. E da parte di Pier Giorgio Renna, Mario Musa, vogliamo ricordare che dobbiamo anche fare gli auguri. Anche perché lunedì non ci siamo in diretta su Radio Fiorentino, perché in effetti è Pasqua e Pasquetta, e quindi si coglie anche l'occasione da parte di tutta la redazione sportiva di Radio Fiorentino rivolgere gli auguri a voi che ci seguite, anche da parte di Andrea, la regia, di Carlo e di tutto lo staff. Un augurio speciale da parte nostra. Mario Musa, Alessandra Patrizzi, Laura Berlado, Picchi Camilla. A te per Giorgio. E buon pomeriggio, buona Pasqua, arrivederci e risentirci soprattutto su Radio Fiorentino lunedì 29 aprile. Buonasera a voi. Radio Fiorentino, Sounds Different.